Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in un nuovo vlog Robbymel 81 Extra. Come sentite, sto un pochino meglio con la voce, ma rimango sempre con una tonalità bassa perché non voglio esagerare e strafare. Oggi, amici, andiamo a parlare delle due vetture di Formula 1 presentate nella giornata di ieri, ovvero la McLaren e la Aston Martin. Lo faremo prima andando a vedere una galleria fotografica delle due macchine e poi leggeremo l'analisi tecnica dal sito motorsport.com, dove c'è Giorgio Viola e tecnici, insomma fior di tecnici. Andremo a leggere insieme gli articoli. Io però prima vi volevo ricordare che in descrizione c'è la piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Questa mattina, ragazzi, alle ore 11:15 guarderemo la presentazione della nuova Ferrari in diretta, in live, quindi vi aspetto anche di là sul Cosino Viola. E poi vi ricordo, in descrizione c'è anche la possibilità di sostenere il canale con un abbonamento, con un super grazie. Insomma, valutate un po' se volete dare una mano al canale, le varie opzioni qua sotto. E poi volevo dire grazie, mi volevo prendere un attimo per ringraziare tutti voi che seguite questa rubrica Robbymel 81 Extra. Questa per me è una rubrica molto importante, perché è una rubrica in cui io vado a mettere le mie passioni, vado a mettere cose che non c'entrano con farming, e quindi queste poche visual che ha ogni video per me valgono di più delle 1000, 2000, 3000, 4000 visual che io posso fare con farming, perché chi segue questi video veramente ama Robbymel, ama quello che faccio, non solo la Formula 1, ama il mio modo di esprimermi. Ama sentire ciò che ho da dire. Insomma, non è che sta sul canale solo per farming, perché vuole informarsi su farming, e poi se il giorno farming fallisce, fallisce pure il canale. No, voi state qui perché comunque siete affezionati al canale, a ciò che io ho da dire, e quindi io ho molto più a cuore queste poche visual, queste 190-200 visual, rispetto alle visual più grandi, che comunque, per carità, ringrazio sempre tutti quelli che mi seguono anche con farming. Però io spero che chi vuole capire ha capito quello che io intendo dire. Quindi magari nei commenti, ragazzi, lasciate un commento in più, perché io vedo 200 visual ma 4-5 commenti, perché io voglio sapere chi sono i follower che guardano questo tipo di video, chi è il follower che mi guarda solo per farming e chi è invece il follower che mi guarda perché ama ciò che faccio. Quindi commentate, ragazzi, questi video, perché io voglio sapere chi di voi ama ciò che faccio veramente. Finita questa piccola parentesi, iniziamo a vedere la nuova McLaren MCL60, chiamata così perché appunto ricorrono quest'anno i 60 anni di McLaren. Come potete vedere, la livrea è molto simile a quella dell'anno scorso. Abbiamo ovviamente più nero, e questo nero in più lo vedremo su tante macchine, ragazzi, perché lo fanno per alleggerire la macchina dalla vernice, e quindi è normale che ci sia più nero. Io temo che fra un po' di anni con sta cosa vedremo macchine quasi solo nere, con un po' di colore sull'alettone e basta. Speriamo che non si vada in questa deriva. Però ecco, come vedete, più o meno la macchina, la livrea è simile a quella dello scorso anno. Bellissimo lo sponsor Chrome, che veramente per me le macchine con lo sponsor qua laterale sono molto più belle delle macchine senza sponsor. Infatti speriamo di vedere in Ferrari quest'anno qualche bel sponsor qua in grande, anche perché poi paga di più, ragazzi. Qualcuno mi ha detto: ma non è che la Ferrari va rovinata se non c'ha lo sponsor? Ma a parte che è sempre meglio avere qualche sponsor in più che qualche sponsor in meno, poi vuol dire che gli sponsor credono in quello che fai, e quindi sono orgogliosi di stare sopra la tua macchina invece di non venirci per niente. E poi vabbè, è anche una mera questione estetica, cioè volete mettere voi una macchina col brand qua, con lo sponsor qua, è tutta un'altra cosa. Comunque, ragazzi, guardate che bella, io la metto al secondo posto, al primo posto per il momento per me rimane l'Alfa Romeo, non si batte, però questa veramente è bella. Non si può dire invece la stessa cosa della Aston Martin, che invece è rimasta praticamente identica a quella dello scorso anno. Anche qui non so se sotto hanno tolto un po' di vernice, non mi ricordo se l'anno scorso c'era o no questa vernice qua, questo nero qua, però più o meno, ragazzi, la macchina è quella dell'anno scorso. Anche qui però vediamo due main sponsor, vediamo Aramco
e Cognizant. Quindi, come vedete, cioè, le scuderie hanno comunque interesse a far pagare di più sponsor agli sponsor principali. Quindi, ecco, voglio dire, ripeto, spero di vedere in Ferrari, diciamo, più sponsor, ecco, più principali, ma poi vedremo, ripeto, questa mattina quello che succederà. E poi, ragazzi, niente, c'è poco da dire anche sulla Aston Martin a livello visivo. Ovviamente. E qui, ragazzi, c'è tutta l'analisi tecnica di Franco Nunez. Ovviamente non è che ci mettiamo a leggere tutto, perché se no famo notte. Vi invito comunque ad andare su motorsport.com a leggere. Però ecco, già dai titoli capiamo che la nuova Aston Martin ha un'ala anteriore di nuova concezione, una sospensione anteriore push, un telaio nuovo alleggerito per raggiungere i 798 kg minimi e utili a bilanciare meglio la vettura, le pance spioventi con bocche Red Bull. Sono molte le scuderie che quest'anno hanno preso spunto da Red Bull e Ferrari, quindi a livello di pance e non solo, un cofano motore col piccolo bazooka, il retrotreno invece di ispirazione chiaramente Mercedes. Io non so perché Google mi mette le signorine qua in mutande, che a me mi distraggono, Google, porca miseria. Poi dietro la sospensione pull con bracci multilink, e insomma c'è un po' tutta l'analisi tecnica. Mentre per quanto riguarda la McLaren ha un mix di idee. Saranno conciliabili? La squadra di Working non prende posizione e cerca di mediare soluzioni di tipo Red Bull con scelte che hanno caratterizzato la Ferrari. Quindi, diciamo, Mercedes ha fatto un po' un mistino di tutto quanto. Avete visto quando voi andate al ristorante, ordinate un mistino, dice: me fai due chele di granchio, du supplì, due olive ascolane. Ecco, così ha fatto la McLaren. Ma però bisogna vedere se questo misto poi pagherà in pista. E infatti anche Franco Nunez si domanda che risultato potrà dare puntare su una terza via. Sulla monoposto di James Kay si vedono anche alcuni concetti interessanti che testimoniano l'accuratezza della ricerca aerodinamica. E poi qua, anche qui abbiamo analisi tecnica, bocche Red Bull ma scavo Ferrari. E qua vediamo le prime mixate che hanno fatto. Qua abbiamo le due macchine a confronto, quella di quest'anno e quella dello scorso anno. Poi quanta aria sotto le pance, quindi hanno l'intenzione di aumentare la portata del flusso verso il fondo. Anche qui vediamo le due Mercedes dello scorso anno e di quest'anno messe a paragone. Niente splitter a sbalzo, venturi con bocche ridisegnate, sospensione dietro ancora push, muso piatto, scavato sotto, ragazzi. Alla davanti di nuovo disegno, sospensione davanti pull, braccio sollevato. Insomma, per chi è interessato, io vi invito ad andare su motorsport.com, perché ci sono delle cose veramente interessanti. Ma adesso ovviamente non abbiamo il tempo di fare un video di tre ore, però ecco, mi piaceva dare la mia opinione su queste due livree. Ovviamente un'opinione puramente estetica, perché finché non ci saranno le prime prove su pista, i primi test, insomma, a livello vero e proprio di gara possiamo dire poco. E voi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste due bellissime macchine. Scrivete la vostra opinione, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che per me è importantissimo. E ci vediamo questa mattina in live sul canale Viola, o domani sempre qui, per fare un bel vlog sulla nuova Ferrari. Non vedo l'ora. Ciao, ragazzi!